Buongiorno, oggi siamo con il professore Giuseppe Arduccenti, scrittore e docente di storia della filosofia antica presso l'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e con lui affronteremo il tema del rapporto tra l'uomo e l'intelligenza artificiale. Questo dialogo con il professore si inserisce anche all'interno del progetto Filosoficamente realizzato in collaborazione con l'Università del Salento. Abbiamo preparato alcune domande. La prima è qual è la sua definizione di intelligenza? Beh, io non posso che rifarmi a, al filosofo antico che maggiormente ho studiato, che è Platone. Platone, eh, quando parla di intelligenza, usa un termine, nus", nus, in greco, da cui deriva tutto ciò che è noetico, che è noumen, no? questo, questo linguaggio, diciamo, che in filosofia si usa molto. E il NUS, cioè l'intelligenza, per Platone non è una facoltà univoca, e che nell'aspetto propriamente intellettivo o intellettuale o intuitivo ha almeno due aspetti, due aspetti diversi, che vengono denominati con variazioni del termine NUS. L'aspetto, chiamiamolo, calcolante dell'intelligenza, quindi calcolante, discorsivo, logico-matematico, aritmetico, geometrico, viene definito dianoia, dianoia, che significa una sorta di intelligenza che computa, che calcola, che inferisce soluzioni a partire da alcune premesse, quello che noi normalmente chiamiamo logica, logica matematica, quindi una sorta di discorso dove eh, i collegamenti in essi tra una proposizione e un'altra proposizione vengono in qualche modo concatenati secondo necessità o secondo probabilità. Quello che poi nella filosofia aristotelica viene chiamato il sillogismo, quindi la logica, la logica che in fondo sta alla base anche del, dei computer, dell'intelligenza artificiale, della logica matematica che viene tradotta in informatica. Però Platone parla di un livello superiore dell'intelligenza che chiama noesis. Noesis che noi potremmo tradurre intellezione, cioè un atto dell'intelligenza che non è più discorsivo, logico nel senso della concatenazione causale di premesse e conseguenze, ma è in qualche modo intuitivo. È un'intellezione dove alcuni valori alcune idee, Platone parla appunto di idee, che sono appunto contenuti dell'intelligenza, vengono in qualche modo visti, contemplati, colti in maniera puntuale dall'intelligenza senza bisogno di alcun calcolo. Per esempio l'intuizione di che cosa è il bene, di che cosa è giusto e di che cosa è sbagliato, di, co di che cosa è buono o di che cosa è cattivo, di che cosa è bello e di che cosa è brutto. Noi per intuire la bellezza, avere una intuizione intellettiva del bello, non abbiamo bisogno di un calcolo come per dimostrare un teorema. E allora questo aspetto intuitivo dell'intelligenza, a mio giudizio, è proprio ciò che è propriamente umano, cioè che mette in collegamento la nostra psiche, quindi la nostra mente razionale, con un mondo ideale, con un mondo di valori che sono il nutrimento. Dell'intelligenza, viceversa, quella è solamente calcolo, computo, eh, ordinamento di dati, cosa che effettivamente l'intelligenza artificiale può fare. Per cui, stando diciamo, nel linguaggio platonico, potremmo dire che il livello basso dell'intelligenza, quella logico-matematica, è effettivamente riproducibile, forse anche con esiti migliori e più perfetti, dall'intelligenza artificiale. Mentre questo livello alto, intuitivo, cioè il contatto con le idee, il contatto con i valori, il contatto con i principi della natura e dell'essere, invece è un atto dell'intelligenza eh, che non è riproducibile o imitabile da alcuna macchina. Parlando più specificatamente del, dell'intelligenza artificiale, eh, lei crede che il rischio... Di disumanizzazione del singolo all'intelligenza artificiale e derivi dalla sua capacità appunto eh, dell'intelligenza e mh, di rispondere in modo autentico e, e comunque creativo a quelle che sono le richieste dell'uomo. Allora, qui il discorso si fa abbastanza complesso perché eh, nel libro che ho scritto insieme a Mauro Crippa. Eh, noi parliamo da un lato di sostituzione tecnica dell'umano, cioè il fatto che alcune attività, anche attività di tipo cognitivo, di tipo matematico, di tipo anche di scrittura di un testo, sono effettivamente eh, riproducibili in maniera tecnica dell'intelligenza artificiale con risultati eh, apparentemente migliori rispetto alla capacità che un uomo in carne e ossa con la sua intelligenza naturale riesce a fare. Quindi da questo punto di vista eh, del singolo il rischio è quello della sostituzione, cioè che una serie di compiti, non solo eh, nella scuola, nell'apprendimento, ma anche nelle, nelle professioni, compiti di tipo mh, finanziario, di tipo giuridico, di, di docenza, nella, nella sanità, nel campo della medicina, direi in tutti i campi, perché l'intelligenza artificiale è pervasiva, eh, appaiono come tutti questi compiti come sostituibili dal, dalla macchina, dall'intelligenza artificiale, con due conseguenze diverse, una di tipo sociale, cioè si perderanno posti di lavoro. Quindi questo è un problema che la politica è chiamata a prevenire, non, non a risolvere, ma no, a prevenire, perché siamo ancora. In una fase in cui possiamo far qualcosa. Ma poi c'è il rischio dell'appiattimento dell'intelligenza umana sui processi dell'intelligenza artificiale che sono in qualche modo omologanti. Quindi, una sorta di svuotamento dell'io, di appiattimento dell'io che ha una sua ricchezza, una sua profondità, una, un suo vissuto fatto intrecciato con esperienze di dolore, di piacere, di passioni, di sentimenti. Che effettivamente la macchina, non, non, almeno attualmente, non è in grado di riprodurre. E questo, dal punto di vista del, dell'intelligenza umana, nel suo aspetto singolare. Ma l'intelligenza artificiale interviene anche nella relazione io-tu, quindi non solo l'io, ma la relazione con un'altra persona. Pensiamo a, ad Alexa, per, per rimanere, eh, a un assistente virtuale che tutti conosciamo. Ma Bill Gates eh, pronostica che da qui a cinque anni ognuno di noi avrà un assistente virtuale, una sorta di amico, di confidente che sa tutto di noi e che previene anche le nostre scelte, che ci eh, indirizza eh, nel ristorante che, che soddisfa meglio i nostri gusti, che ci dice quello che dobbiamo comprare, ci dice dove in quale negozio andare o l'automobile verrà guidata automaticamente da un navigatore. Già ci sono le, le Tesla che... Hanno il pilota automatico. Per cui, eh, cosa voglio dire? Che eh, la, la tecnologia va così veloce da presentarsi come sostituto, come surrogato dell'umano in tutti gli ambiti della nostra vita: è affettiva, è lavorativa e in qualche modo esistenziale. Per cui questo che da certi punti di vista è un grande passo in avanti, perché magari nel campo della medicina potrà risolvere una serie di, di questioni attualmente risolte, però dall'altro lato eh, pone l'uomo così arretrato, l'uomo cioè è antiquato rispetto alla tecnologia che galoppa, una situazione di grande difficoltà e di rischio di smarrimento di una serie di eh, facoltà a tutti i campi che invece dobbiamo tutelare dobbiamo garantire e dobbiamo in qualche modo proteggere dalla pervasività del, del, mondo, del mondo virtuale e della tecnologia Esiste secondo lei a livello sociale il rischio di un'oligarchia tecnocratica che gestisce dati, informazioni e cultura se sì come si può arginare? Allora qui più che un rischio, ormai è una realtà eh, dell'oligarchia tecnocratica, cioè di una tecnocrazia che di fatto sostituisce la democrazia, sostituisce i, pro i processi democratici. Però dobbiamo fare una distinzione tra la tecnologia, o meglio, le piattaforme dell'intelligenza artificiale che vengono sviluppate in Occidente e Quindi tendenzialmente negli Stati Uniti d'America che sono tutte gestite da privati. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Sam Altman, sono tutti individui privati che in questo modo, secondo una logica del profitto in una dimensione capitalistica, diventano gli uomini più ricchi del pianeta. Elon Musk, credo che sia il secondo uomo più ricco, Bill Gates il. Eh, dove in effetti le loro scelte sono tutte nell'ottica del potenziamento del loro, del loro profitto. E in questo caso gli stati vanno al traino, l'Europa prova a regolamentare una dimensione privata. Non è così nel mondo asiatico, nel blocco eh, orientale, dove per blocco orientale intendiamo in prima battuta la Cina che pure sta sviluppando piattaforme di intelligenza artificiale, ovviamente la Russia e poi anche altre nazioni che sono in fase di sviluppo accelerato come l'India o gli stati arabi più avanzati come il Qatar o l'Arabia Saudita. Allora in, quel, in quelle nazioni, in quei regimi che non sono propriamente democratici, anche, anzi in alcuni casi sono autoritari, sono delle dittature o si dice delle democrature, il pericolo è, è di un autentico totalitarismo tecnocratico, dove lo Stato gestisce tutto quello che eh, in Occidente è gestito dai privati, ma in questo modo ha un controllo pressoché totale di tutti i cittadini che di fatto vengono privati della loro libertà. Uno dei problemi aperti è quello della responsabilità da imputare a livello legale ed etico eh, in caso di incidenti che derivano dall'uso di macchinari controllati o parzialmente o completamente dall'intelligenza artificiale. Eh, le, lei crede che le norme attuali siano in grado di tutelare i cittadini da eventuali errori o danni che vengono commessi con queste macchine? Il punto di vista legislativo... È un work in progress, attualmente tutto da definire. Da questo punto di vista l'Europa è all'avanguardia, perché l'Europa è la prima comunità politica a livello di Parlamento europeo ad aver varato un, un atto sull'intelligenza artificiale dove effettivamente alcuni paletti vengono posti e vengono regolamentati. Il divieto del riconoscimento facciale a livello. Eh, di forze di polizia oppure anche l'obbligo a dichiarare con un bollino con un marchio di autenticità i video o le fotografie che vengono veicolate nei mezzi di comunicazione nelle, nelle agenzie di stampa nei telegiornali e, nel, e nei giornali allora tutto questo eh, è chiaramente lodevole ed è un passo ed è un primo passo verso un, una normativa che in qualche modo regolamenti tutti i problemi che sono immensi e, e, e ne verranno anche tanti altri che l'intelligenza artificiale pone. E, e, e però attualmente è, è, è molto, è, è del tutto insufficiente. Non c'è solamente il problema di, di chi è la responsabilità in caso di incidenti, ma c'è il problema dei diritti d'autore, perché nel caso della produzione di testi, ovviamente, ChatGPT o con quelle altre applicazioni... Non creano ex novo ma attingono a testi anche letterari che sono di per sé prodotti da persone che ne detengono in qualche modo il copyright. Allora tutto questo attualmente non è normato in alcun modo. Per cui sia i parlamenti nazionali o il Parlamento europeo, ma io credo che sia necessario un accordo internazionale tra, tutte, tra tutti gli operatori devono in qualche modo mettersi d'accordo, cioè cominciare a stabilire delle regole minime magari ma che siano condivise, perché altrimenti nella competizione tra gli stati, tra i privati, tra le varie piattaforme, il rischio è che si vada o nella logica del profitto e del capitalismo, o nella logica della volontà di potenza pervasiva e quindi totalitaria e che quindi le nuove tecnologie per colpa nostra diano il peggio di sé e non il meglio. La storia, le diverse rivoluzioni tecnologiche che hanno coinvolto l'umanità hanno sempre prodotto delle situazioni critiche di adattamento o assestamento. Siamo anche ora ad una svolta epocale che l'uomo deve imparare a gestire minimizzando i danni. Come può farlo? Come può farlo? Può farlo imparando dal passato imparando dalla, dalla storia. Si dice che la storia è maestra di vita. In ogni momento di crisi, soprattutto nel nostro occidente, le grandi conquiste del passato, e per passato intendo, non so, le, le riflessioni dei filosofi antichi, dei filosofi greci, le produzioni del, del diritto romano, le riflessioni della tradizione cristiana, eh, della scienza eh, moderna, della tecnologia moderna, hanno accompagnato tutti questi momenti di crisi e di, e di risorgimenti o di rinascimenti, dove la il timbro fondamentale è quello del fermarsi, riflettere, prendere coscienza dello stato in cui ci troviamo, guardare indietro, guardare indietro per fare una sorta di rincorsa, per poi fare un salto in avanti più consapevole e più responsabile. E quindi. Si diceva che ogni progresso tecnologico comporta un salto in avanti ma anche la perdita di qualcosa. Quando sono state introdotte le automobili abbiamo perso l'arte dell'equitazione, del, dell dell'andare a cavallo, che è rimasta solo come uno sport. Adesso che l'intelligenza artificiale guiderà le automobili probabilmente perderemo la capacità della macchina perché la macchina farà tutto. Ma la cosa più grave è che l'intelligenza artificiale rischia... Di farci perdere l'uso dell'intelligenza naturale. E allora eh, la risorsa della filosofia eh, e della tradizione occidentale o anche della sapienza occidentale è quel bagaglio che ci aiuta a tenere viva proprio l'intelligenza naturale. La filosofia di fatto è quella disciplina che potenzia l'intelligenza, per cui la lettura, la meditazione, la, la riattualizzazione dei classici del pensiero. È quello che abbiamo proposto in questo libro Umano Poco Umano, sotto la formula degli esercizi spirituali, che però sono in prima battuta una attualizzazione del precetto socratico conosci te stesso. Perché conoscere sé significa anche prendersi cura di sé, in una eh, cura dell'anima, eh, diceva appunto Socrate, cura della psiche, che è anche. Una cura della città è qualcosa che è etico in senso individuale, ma anche politico in senso sociale. La ringraziamo per gli spunti di riflessione che ci ha lasciato e anche per il suo tempo e la sua disponibilità. Grazie a voi e buono studio.